Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 141, 6 novembre 1905. Pensando alla passione di nostro Signore, dicevo tra me stessa: quanto vorrei entrare nell'interno di Gesù Cristo per poter vedere tutto ciò che Lui faceva e per vedere ciò che più gradiva al suo cuore, per poterlo fare anch'io e mitigare le sue pene con l'offrirgli ciò che più gradiva. Mentre ciò dicevo, il benedetto Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, il mio interno era occupato in quelle pene principalmente a compiacere in tutto e per tutti il mio caro Padre e poi la redenzione delle anime. E la cosa che più gradiva il mio cuore era il vedere il compiacimento che mi mostrava il Padre vedendomi tanto soffrire per amore suo, in modo che tutto radunava in sé. Neppure un fiato, un sospiro andò disperso, ma tutto raccolse per potersi compiacere e mostrarmi il suo compiacimento. Ed io ero tanto soddisfatto di questo che se non avessi altro, il solo compiacimento del Padre, mi bastava a rendermi soddisfatto di ciò che pativo, mentre da parte delle creature molto, molto della mia passione andò disperso. E tanto era il compiacimento del Padre che a torrenti versava nella mia umanità i tesori della divinità. Perciò accompagna la mia passione in questo modo, che mi darai molto gusto. Capitolo 142, 8 novembre 1905. Avendo molto stentato,
quando appena è venuto mi ha detto: Figlia mia, all'anima che si rassegna alla mia volontà, succede come a quel tale che, avvicinandosi a vedere un bel cibo, sente il desiderio di mangiarlo ed, eccitandosi il desiderio, passa a gustare quel cibo e trasmutarlo nella sua carne e nel suo sangue. Se non avesse visto il bel cibo, non poteva venire il desiderio, non poteva sentire il gusto e ne seguiva quello rimanersi digiuno. Ora, così è la rassegnazione per l'anima. Mentre si rassegna, nello stesso rassegnarsi vi scorge una luce divina, e questa luce snebbia ciò che impedisce di vedere Dio. E vedendolo desidera gustare Dio, e mentre lo gusta sente come se lo mangiasse, in modo che se lo sente tutto trasmutato in sé lo stesso Dio. Onde ne segue che il primo passo è rassegnarsi, il secondo il desiderio di fare in tutto la volontà di Dio, il terzo farne suo cibo prelibato quotidianamente, il quarto è consumare la volontà di Dio nella sua. Ma se non fa il primo passo, vi resterà digiuno di Dio. Capitolo 143, 12 dicembre 1905. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, quando la creatura opera il bene, parte da essa una luce che va al creatore, e questa luce dà gloria al creatore della luce ed abbellisce di una bellezza divina l'anima. Poi vedevo il confessore che prendeva il libro da me scritto per leggerlo, ed insieme stava Nostro Signore che diceva: La mia parola è pioggia, e come la pioggia feconda la terra, così il segno per conoscere se ciò che sta scritto in questo libro è pioggia della mia parola è, se è parola feconda, che germina virtù. Bene, molto profondi e importanti, come sempre. Gli spunti di meditazione offerti da questi scritti. Cominciamo subito ad approfondire il primo, occasionato dal santo desiderio di Luisa di comprendere come stava interiormente Gesù mentre pativa la sua passione. Ecco. E desiderio mosso non soltanto dalla curiosità, peraltro questa non malsana perché animata dal desiderio di conoscere le pene dell'amato, ma ancor più meritoria perché mossa dalla volontà di poter ripetere in se stessa quello che faceva Gesù e quindi poter offrire questa operazione interiore come mitigazione delle sue pene. Ed ecco qui un'indicazione che Gesù dà di quello che viveva, ma che è normativa anche per noi, importantissimo quello che dice. Stava soffrendo Gesù, e tanto, ma il valore non è la sofferenza. Era il Padre che voleva che lui soffrisse quelle cose per la nostra salvezza. E quindi, non solo che voleva che le soffrisse, ma che voleva che le soffrisse come lui le ha sofferte, quindi con quell'amore, con quella carità, con quell'umiltà, con quell'amitezza infinita che hanno caratterizzato ogni istante della passione di Gesù. E l'intento di Gesù era occupato nel vedere che il Padre si compiaceva di tutto, mentre Gesù, in tutto quello che faceva, cercava di compiacere il Padre e al tempo stesso redimere le anime, perché lo scopo della passione di Gesù è stato questo: rendere al Padre, a nome di tutta l'umanità, la gloria, l'onore, la riparazione che gli è dovuta, offrirsi in riscatto, questa è proprio la redenzione per la salvezza di tutti, e al tempo stesso far giungere alle anime l'oceano salvifico del suo amore. Questa è la passione di Gesù. Ora, la gioia di Gesù
era vedere il compiacimento del padre, cioè vedere che il padre era contento per quello che Gesù stava facendo e che nulla di quello che Gesù stava soffrendo davanti al padre andava sprecato. Cosa ci fa comprendere questo? Ci fa comprendere che è l'amore quello che muove le nostre azioni. Le persone che si lamentano della sofferenza, per esempio, sono all'oscuro perché non comprendono, primo, che la sofferenza è un dono di Dio, secondo, che il Signore la vuole, e terzo, che quella sofferenza è l'occasione per dimostrare al Signore quanto noi lo amiamo. Ma, punto interrogativo, noi lo amiamo oppure no? Perché per amore si fa qualunque cosa, qualunque cosa, quando l'amore è autentico. Quando l'amore non c'è, anche una minima cosa diventa pesante e difficile. Questo lo possiamo comprendere anche in tante situazioni di vita. No? Pensiamo anche, pensi magari chi ascolta questa meditazione, che vive una vita di coppia, che è sposato, applicando questo nella vita a due, no? Quando l'amore si raffredda o peggio, insomma, si va spegnendo, ecco, tutto diventa pesante e si fa pesare quello che si fa al prossimo. Magari lo si rinfaccia, lo si dice, lo si fa di malavoglia. Quando si è innamorati, non si fa qualunque follia, insomma, per la persona che si ama. E la si fa con gioia e la ricompensa più grande è vedere quella persona contenta di quello che abbiamo fatto per lei. Perché la quintessenza dell'amore è far felice l'amato e godere nel far felice l'amato. Poi il padre ovviamente ricambiava, no? Gesù spiega come ricambiava. A parte il fatto che nulla andava disperso dinanzi a lui, ma il padre riversava torrenti nella mia umanità i tesori della divinità. Questo chiaramente solo Gesù lo può capire bene, no? C'è una nota dolente, perché purtroppo, nota dolente ma ovvia, da parte delle creature molto, molto della mia passione andò disperso. Perché? Perché mentre il padre non si perdeva neanche un sospiro, neppure un fiato, ma tutto raccoglieva e gradiva, le creature, la stragrande maggioranza delle creature, nemmeno ci pensano, ecco. Ma nemmeno vagamente, genericamente, a quello che il Figlio di Dio ha sofferto per loro. E quindi, come Gesù spiega, molto della sua passione va disperso, diventa completamente inutile, come se non ci fosse stato, se non viene riconosciuto, accolto, fatto proprio, apprezzato, almeno, no? Ecco, quindi questo primo capitolo ci aiuti a comprendere se e quanto amiamo il Signore. Questo lo comprendiamo da quanto è leggero, facile, gradevole fare le cose per Lui. Buone o cattive, gradite o sgradite, ecco, croci o delizie. Poi Gesù fa una bellissima sequenza utilizzando un paragone, ecco, ordinariamente molto allettante per i figli degli uomini, che è un bel cibo, e fa questa sequenza, no? Cioè, un bel cibo, perché ti venga il desiderio prossimo di mangiarlo, lo devi vedere. Quindi passi davanti a un bel ristorante, ti vedi una bella aragosta, vedi scritto spaghetti all'aragosta, eccetera, eccetera. Ecco, ti viene il desiderio forte, siedi, mangi. E poi quel cibo, gustoso, tra l'altro, produce l'effetto, come sappiamo, come tutti quanti i cibi che assumiamo, di diventare nostra carne e nostro sangue, quindi diventa noi. Ecco, ma tutto nasce dall'essere passato davanti al ristorante, perché se non passavo davanti al ristorante, non mi piacciono tanti crostacei, insomma, e non vedo quella bella aragosta che attende di essere mangiata, non
non mi sorgono desideri e non li metto in pratica. Allora Gesù spiega la sequenza, no? E il vedere, quindi il vedere, corrisponde al rassegnarsi alla volontà di Dio. Quindi, se non si compie quest'atto, che però è un atto volontario, quindi perché rassegnarsi alla volontà di Dio significa dinanzi ad un evento della giornata, anche molto semplice, dove noi sappiamo la volontà di Dio è presente in atto. Se tu la respingi, se tu ti ribelli, se tu fai di testa tua, la ribellione capita con un atto, insomma, non voluto da te, no? E sgradito generalmente. Invece il fare di testa tua vale con quelle piccole cose, continuamente il Signore suggerisce delicatamente alla nostra libertà per vedere se le cogliamo al volo, le mettiamo in pratica oppure no. Quindi, perché questo corrisponde al vedere? Perché appena tu fai quest'atto di rassegnazione, sperimenti la gioia, vedi che è una cosa bella fare la divina volontà. Se tu non c'hai questa percezione, non ti verrà mai la voglia di farla. E se passi tutto il tempo della vita a cercare di fare solo e sempre quello che vuoi, non conoscerai mai. Come dire, non ti verrà mai il desiderio di mangiare questo che è il cibo più gustoso che esiste nel mondo. Gesù diceva: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato quando gli misero davanti le cose da mangiare, no? Perché è molto più gustoso fare la volontà di colui che mi ha mandato che mangiare il famoso piatto d'aragosta, insomma, no? Spaghetti con le aragoste. Allora, solo dopo questo primo passo, dice Gesù, nasce il secondo. E qual è? Il desiderio di fare in tutto la volontà di Dio, perché se tu hai conosciuto le bellezze, la gioia, la contentezza che questo racchiude, è evidente che, essendo cosa perfettamente connaturale, noi vogliamo essere felici, vogliamo star bene. Quindi ci verrà il desiderio di fare in tutto la volontà di Dio, perché avremo scoperto che questo è il nostro sommo, unico e vero bene. Quindi il secondo step, no? Il secondo è il desiderio di fare in tutto la volontà di Dio. Poi, il terzo. Farne suo cibo prelibato quotidianamente, cibo prelibato, come diceva Gesù, no? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quando noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, come dicono i santi padri della Chiesa, credo di averlo detto qualche altra volta, non so se in questo, se in sede di queste meditazioni o altrove, pane quotidiano si intende. Anzitutto, si intendono anzitutto tre cose che sono diverse dal pane che noi ci mangiamo a tavola. Uno è l'Eucaristia, due è la parola di Dio, tre è la volontà di Dio, cioè sono le tre pietanze distinte ma complementari con cui mangia la nostra anima. Voi pensate a stragrande maggioranza questa è una cosa allucinante, no? Stragrande maggioranza della gente ha la panza piena, anche troppo in Occidente, molte volte molto piena, quindi ci sono problemi molto diffusi di obesità, e l'anima completamente digiuna non si sa da quanto tempo, perché ascolto della parola di Dio zero, comunione zero, anche perché in certe condizioni si può fare, volontà di Dio zero. Ecco, invece chi comincia a gustare quanto è bello fare la divina volontà vuole farla quotidianamente. Non soltanto desidera farla in tutto, ma vuole farne suo cibo prelibato quotidiano. E il quarto è consumare la volontà di Dio nella sua, cioè l'ultimo step. Cioè che, capite, quello diventa carne della mia carne e sangue del mio sangue, consiste nel vivere con l'idea della Madonna, non avere più volontà propria, cioè siamo completamente consumati in altro,
consumare la volontà di Dio nella sua. Quindi la nostra vita diventa praticamente un canto ininterrotto di perfetta uniformazione in tutto e per tutto e vita nella divina volontà. Ci sono però questi step, dice Gesù, se non fai il primo passo, quindi il primo passo per farlo occorre superare tutte quante le resistenze che dentro di noi ci sono a lasciarsi condurre, quindi a perdere il timone, il controllo della nostra esistenza, che tutti quanti vogliamo fare sempre tutto quello che ci pare, e il sogno neanche troppo proibito né nascosto di tutti è fare quello che gli pare. Se non si supera questo impasse, non si conoscerà la dolcezza e la prelibatezza di questo cibo soprannaturale. Ultimo paragrafetto, ci sono due spunti di riflessione. Il primo, quando la creatura opera il bene, è una rivelazione che Gesù ci fa, parte una luce che va al creatore. Questa luce dà gloria al creatore e abbellisce l'anima di una bellezza divina. Quindi le opere buone ci rendono più divinamente belli, perché Dio se ne compiace. E di riflesso la nostra anima diventa più bella. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, perché ogni opera buona che noi compiamo ci rende più santi, sempre. Proprio una legge dell'agire morale, una legge della dinamica dell'azione della grazia in noi. Ogni volta che noi facciamo, mossi dalla grazia, un'opera buona, cresciamo in santità e acquistiamo un'ulteriore grazia da parte del Signore per fare ancora di più e meglio in futuro. Questo è il processo della santificazione. Ed è, qui si tratta di fare opere buone, operare il bene. Tante volte Papa Francesco ha stimolato, stuzzicato, esortato, no? Perché c'è un luogo comune molto diffuso, insomma, anche tra i cosiddetti fedeli, chiamiamoli cosiddetti, insomma, perché oltre al fatto che hanno acquisito lo status di fedeli per il sacramento del battesimo ricevuto, poi di fedeli spesso e volentieri non è che ci sia molto nella vita, no? Ma il luogo comune, insomma, di tantissime persone, dell'uomo della strada, è: ma io non faccio niente di male, il famoso io non ammazzo e non rubo, no? Questo non è sufficiente. Cioè, per gustare anche qui la bellezza della vita di grazia, della vita di unione con Dio, occorre chiaramente, senza diventare nevrotici o psicotici o nevrastenici, ecco, moltiplicare quanto possiamo tutto quanto il bene da fare. Non, per esempio, perdere tempo, occuparsi di cose inutili, oziare. Noi adesso, insomma, con un clima un po' rilassato che c'è in giro, ma insomma, pensiamo che Sant'Alfonso, che è stato uno dei più grandi esecutori della volontà di Dio, ci ha scritto libri su libri, alcuni sono dei best seller, aveva fatto voto di non perdere tempo, voto, vuol dire, cioè fa un voto del genere, insomma, nessuno, insomma, s'azzardi a fare, perché dopo, se stai 5 secondi a fare una cosa, insomma, che non è strettamente necessaria, ti cominciano a venire gli scrupoli di coscienza. Ma era talmente tanto interiorizzato, no? L'importanza di crescere continuamente. Noi abbiamo soltanto una vita, d'accordo? Non ce ne stanno altre di vite. Quindi, sì, quello che non faccio oggi non lo posso fare domani. È chiaro che questo non deve portare alla depressione, quando uno dice: io sono arrivato a 50 anni, ho sprecato un sacco di anni, mo che faccio, me sparo? No, non ti devi sparare, devi stare attento al presente e al futuro. Però, quindi, queste sono meditazioni che devono essere applicate per il tempo presente, che da questo momento in poi, attenzione
a moltiplicare le opere buone, quelle che possiamo fare. L'opera buona non si tratta di fare chissà che cosa, perché la preghiera è un'opera buonissima. Cioè, ma io non che faccio, non ho i cose. Prega! La Chiesa c'ha tanto bisogno di persone che pregano, oggi più che mai, d'accordo? Quindi fare un bel rosario anziché sta a perdere tempo, è un'ottima ecco, cosa. Non dobbiamo intendere le opere come chissà che cosa, ma devo andare a inventare, devo andare a fare volontariato, devo fare questo e quell'altro. Per carità, chi può fare queste cose sono molto lodevoli, no? Ma non è chissà che o chissà che cosa. Fare una telefonata a una persona che magari sta un po' triste, per un'opera di misericordia spirituale, no? Cioè, bisogna avere discernimento, no? Quindi, ecco. Brutto quando, come dire, ci ciondoliamo, no? Oppure veramente oziamo, perdiamo tempo, insomma, inutilmente in tante cose, no? Questo non significa che in certi momenti della giornata non abbia bisogno di riposarsi, di staccare un attimo la spina, no? Ecco, si badi sempre di comprendere il senso delle meditazioni, ovviamente utilizzando grano salis, ecco, e discernimento, no? Infine, ecco, qui Gesù dice a Luisa che vede il confessore che prende il libro da me scritto per leggerlo. Quindi è il libro di cielo questo qui. E Gesù dice, la mia parola, attenzione, quindi attribuisce a sé quello che c'è scritto in quel libro, e dice, attenzione, è pioggia, questo cita il profeta Isaia, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato e fatto germogliare la terra, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. No, questo Isaia, se non ricordo male, è il capitolo 55, ma che sia Isaia è sicuro. E dice così, però il segno per conoscere se ciò che sta scritto in questo libro è pioggia della mia parola, qual è la fecondità, feconda la terra, che cosa germoglia dalla terra, se è parola che germina virtù. Quindi se chi si accosta a questi scritti, non in maniera ovviamente maldestra, ecco, o spregiudicata o fuori, ecco, delle righe, ma semplicemente, umilmente, medita, cerca di metterle in pratica, cresce nella virtù. Punto. Questo è un criterio di discernimento fondamentalissimo, sia delle operazioni ordinarie, sia delle operazioni straordinarie. Facciamo subito un pochino di esempi, no? Dice, io frequento questo gruppo di preghiera X, questo movimento Y, questo movimento Z, ma non lo so, devo continuare o non devo continuare? Ah, facilissimo. Se questo ti fa diventare più santo, se vedi che tutti quanti gli input che ti arrivano ti fanno crescere nelle virtù, certamente sì. E se no, arrivaci da solo. Pensate che San Giovanni della Croce, Santa Teresa, tra i criteri di discernimento fondamentali delle presunte esperienze soprannaturali sono proprio questi. Cioè, il più importante sai qual è? Ah, hai visto la Madonna? Bene, vediamo dopo come ti comporti, perché se quella era la Madonna, tu diventerai molto più umile, pieno di carità, pieno di mitezza, perché il contatto con il soprannaturale vero ti lascia i retaggi di esso, no? Quindi, com'è la Madonna è umile, la Madonna è piena di carità, la Madonna è piena di mitezza. Se hai visto la Madonna vera, sicuramente ti resta questo nel cuore. Se questo nel cuore non ti resta, non hai visto la Madonna vera, hai visto o qualche allucinazione che ti è venuta per la testa o qualcos'altro. Questo lo scrivono loro. Perché questo è proprio un criterio semi-infallibile. Cioè qualche cosa che ti fa diventare realmente migliore, più santo, e questo si vede non dalle chiacchiere, ecco, dalla virtù provata, ecco, direbbe San Pietro Apostolo, è il più grande segno che si sta camminando per la strada buona. Quindi quando questo segno non c'è, o la strada che sto percorrendo non è buona, o bisogna anche valutare in certe circostanze, sto percorrendo malamente una strada buona. In ogni caso, o si cambia strada, o si corregge il modo di camminare su quella strada.
così anche l'autenticità del nostro cammino interiore, della nostra vita di crescita nella santità è la fioritura oggettiva. Ecco, certo che noi non dobbiamo insuperbirci, non dobbiamo stare a pensare di essere, però ci accorgiamo se si fa qualche passo avanti, se rimaniamo sempre fermi, o peggio se si fa il passo del gambero. Questo ci si accorge, e fermo restando che dobbiamo sempre attribuire tutto al Signore, quindi mantenere una grande umiltà, però dobbiamo anche fare degli screening, perché non possiamo rischiare, insomma, di perdere tempo, di camminare a vanvera, no? Oppure di stare sempre a girare intorno allo stesso punto senza mai fare un passo avanti. Quindi, fermo restando che sicuramente sono sempre molti di più i difetti e le imperfezioni che non le cose buone, tutto quello che vogliamo, che dobbiamo sempre camminare in conversione, mai sederci, mai fermarci, tutto quello che è, però possiamo e dobbiamo discernere se, ecco, una data cosa, se un certo tipo di itinerario mi sta facendo bene, mi sta portando verso il meglio, oppure no. Bene, Santa Vergine Divina Maria, insegni anche a noi a vedere bene il tasso del nostro amore verso di voi e quanto questo tutto ci rende leggero e facile. Ecco, dacci la grazia e la forza di imparare a compiere quegli atti immediati di rassegnazione alla Divina Volontà, nel senso di accoglienza di quello che ci mette dinanzi o risposta sollecita a quello che ci propone, perché possiamo sempre più innamorarci di essa e farne la nostra vita. Aiutaci anche ad essere solleciti nel fare tutto il bene che possiamo e attenti anche nel discernere ai frutti che la nostra anima produce, ecco, e quindi alla bontà o meno delle fonti a cui va ad attingere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.